Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui dal complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadde nel 1962. È Padre Eusebio Notte che ce lo racconta. Padre Eusebio venne incaricato di rispondere alle lettere in lingua inglese che giungevano qui in convento e che erano indirizzate a Padre Pio. Padre Pio non poteva rispondere a tutti, ma aveva una serie di frati che collaboravano e gli davano a volte la possibilità di rispondere. Andavano da lui, chiedevano: padre, cosa devo rispondere a questa persona? E lui dettava il pensiero. Un giorno Padre Eusebio, che era l'addetto quindi alle lettere in lingua inglese, erano oltre 1000 lettere alla settimana, scrive Padre Eusebio, venivano da tutte le parti del mondo, arrivavano queste lettere. A volte le richieste erano veramente strazianti, altre stravaganti. Ci fu un giorno una lettera che arrivò direttamente da Londra e c'era scritto proprio così: padre, indirizzata a Padre Pio, sono una prostituta. Tutte le sere alle 9 vengo trascinata sul marciapiede, ma io mi vergogno. Scrivo a lei affinché mi aiuti a superare questa grande vergogna. Queste erano le parole di questa donna che scriveva a Padre Pio. Allora subito Padre Eusebio prese questa lettera e la portò da Padre Pio, quindi gli spiegò un po' il contenuto e il tipo di aiuto che cercava questa donna. In cuor suo Padre Eusebio scrive che si aspettava che la mandasse all'inferno per quello che faceva, ma niente di tutto questo. Scrive Padre Eusebio: i santi sono veramente imprevedibili. Infatti Padre Pio gli disse: rispondi che pregherò per lei con tutto il mio cuore. Padre Eusebio nelle sue memorie scrive che rimase scandalizzato. In quel momento provò a spiegare meglio di che cosa si trattasse e Padre Pio ribatté: e tu non devi fare l'avvocato delle cause perse, gli disse, rispondi che pregherò per lei e basta, pregherò con tutto il mio cuore. Passò del tempo, quando non ci pensava più, giunse un'ulteriore lettera direttamente da Londra, da quella donna, che scriveva: caro Padre Pio, grazie, grazie perché dopo aver ricevuto la sua risposta, la sua lettera, arrivano le 9 di sera ogni giorno, ma io sul marciapiede non scendo più. Quindi, scrive questa donna, sono riuscita a sganciarmi da colui che mi trascinava lì ogni sera. Padre Eusebio, così, quasi con la gioia nel cuore, corre da Padre Pio e gli porta questa notizia, gli legge questa lettera. E Padre Pio, guardandolo negli occhi, alzando lo sguardo al cielo, dice: Deo gratias, ringraziamo Dio per questa bella notizia. E poi Padre Eusebio conclude questo episodio, questo racconto, scrivendo: e ancora una volta Padre Pio mi ha dimostrato che aveva ragione lui.